ricordando Marco Fonghessi, in mezzo agli ultras rossoneri. Ed è proprio dalla voce di uno di loro che partono un monito e un invito per fare qualcosa. Ma si potrebbero fare due cose, dividendo la violenza esterna allo stadio e la violenza interna. La violenza interna si combatte in una maniera semplicissima, polizia. Polizia vuol dire 5 minuti prima della partita, nelle curve dove ci sono i tifosi più caldi, un setaccio, si passano tutti quanti, si perquisiscono tutti, chi ha un coltellino, chi ha un fermacarte, qualsiasi cosa, 3 mesi di galera, 1 anno, 2 anni, poi dipende dalla magistratura. Questo per quanto riguarda dentro lo stadio, allora uno ci pensa 2 volte prima di andare a finire dentro. L'importante è che uno vada allo stadio, come oggi io sono venuto a Torino, sono venuto col sacchetto per tenere la sciarpa nascosta, non è possibile. Sono 14 anni che vengo a Torino, 14 anni fa venivo con la sciarpa al collo, adesso vengo con un altro tipo di roba al collo, la paura che mi prende la gola, perché qui se va male ti sgozzano. L'1-1 finale fra Juventus e Milan rispecchia l'andamento della gara. Fiammate bianconere nel primo tempo, forcing rossonero nella ripresa. Lidl affronta con audacia i padroni di casa, predicando la filosofia della zona. Una filosofia che Trapattoni spera di capitalizzare a proprio vantaggio. Infatti il Milan semina spavalderia e con un palo di Wilkins denuncia la smania di imporsi. La Juventus si avvede dello schieramento aperto dei rivali, ma è troppo lenta e prevedibile per sfruttare la situazione. E così, nonostante 20 minuti incoraggianti dei rossoneri, è proprio la Juventus a sbloccare il risultato. Ad un cross di Boniek fa seguito una staffilata di Platini corretta in rete da Briaschi. Il polacco è l'uomo più deciso fra i bianconeri nel tentativo di scavalcare la difesa in linea dei rivali, che puntano sul fuorigioco. Poco dopo, su cross di Rossi, Tardelli manca l'incornata del KO e Boniperti nell'intervallo non cela i suoi rimpianti. È un vantaggio meritato? Sì, direi di sì. Loro hanno fatto un fallo al primo tempo, cioè ai primi minuti, però noi insomma forse dovevamo portare il risultato in porto almeno al primo tempo. Hadley bene, si sa che è un ragazzo molto giovane, deve ancora imparare molte cose, ma Brio lo sta controllando molto bene. Il tandem inglese però è l'anima dell'assalto rossonero nella ripresa, da Wilkins a Detley e palla a lato. La regia di Platini zoppica e di questi tempi la Juventus, quando si spegne la luce del francese, denuncia non pochi limiti di inventiva. Michel potrebbe completare uno spunto di Boniek, ma manca l'occasione. Etli è il punto di riferimento, soprattutto aereo, di ogni manovra milanista. Il centrocampo del Milan, con Evani e Wilkins sugli scudi, fa soffrire la Juventus, che tuttavia potrebbe in contropiede risultare più incisiva. Il Milan insiste e ottiene il frutto dei suoi sforzi. Da un traversone di Battistini respinto da Brio, nasce il guizzo con il quale Virdis pareggia. Replay della rete. Trapattoni parlerà negli spogliatoi di scarsa determinazione dei suoi uomini dopo il gol di Briaschi. Forse era il momento in cui il Milan ha subito un momentino lo shock e mi è parso che si è disunito un momento e noi potevamo con una maggior determinazione mettere il risultato definitivamente a posto, no? Beh, bisogna pensare che una squadra come il Milan, che deve crescere, è più facile giocare contro una grande squadra, che dopo per diventare grande, quando deve giocare da grande, e non ci siamo ancora. E perciò penso che dobbiamo in tranquillità andare su adagio adagio.